bisogna anche specificare che il mondo del credito, come associazione di categorie, noi stiamo dialogando, perché comunque noi vediamo che sempre meno ci sono impieghi da parte delle imprese per quanto riguarda i contributi da parte delle banche, quindi gli investimenti che le banche fanno sulle imprese. Questo è un bel problema, perché comunque non si crea sviluppo in questa situazione, perciò noi stiamo dialogando proprio per trovare quegli aiuti alle imprese, ma aiuti possono essere anche un nuovo modo di approcciarsi alla banca, perché fino ad ora alcuni sistemi hanno funzionato bene, poi con Basilea 1, 2, 3, ad ora si parla anche di Basilea 4, logicamente i termini sono cambiati, quindi noi lavoriamo su due fronti, da una parte con le banche e da una parte con le imprese, perché questi due mondi si possono avvicinare. Altra cosa è la politica, siamo alle soglie di una legge di bilancio che per noi non va bene, perché al di là degli incentivi, che quelli sì ci sono stati confermati, e questo noi lo mettiamo, complimenti al governo, però tutta la manovra fiscale, quella relativa ad esempio alla lotta all'evasione fiscale, noi la troviamo iniqua, perché alla fine fa pagare sempre i soliti imprenditori che sono già onesti, conosciuti, che pagano le tasse, si aggrava sempre di più sulle loro spalle il problema di chi evade. Noi non siamo per l'evasione fiscale, anzi siamo contro gli evasori, perché danneggiano in primo luogo le nostre aziende, però noi diciamo al governo: sediamoci assieme, parliamone, perché noi possiamo dare un grosso aiuto. Se invece il governo segue la strada che purtroppo vediamo che sta seguendo, ci troveremo veramente in difficoltà.